Dobbiamo aprire le braccia a tutti coloro che soffrono, specialmente a quelli che sono rifiutati da tutti. Non sono di nessuno, dunque sono nostri. Un impegno, una vocazione che si preannunciano fin dai primi anni di vita di Giacomo Cusmano. La generosità di questo bambino è il primo capitolo di una storia fatta di amore e di sacrificio. Ne sono protagonisti i poveri e Giacomo Cusmano. Vedi quel tuo fratello? Non ha tetto, né letto, non cibo, non medicina. Sottrai qualche cosa alla tua vanità, ai tuoi piaceri, al tuo superfluo. Togli un boccone e taglielo. Non ti coricare senza che la tua coscienza ti renda testimonio di un servizio reso al prossimo. La marcia appassionata di quest'uomo evangelico continua nella Chiesa. E per tutti i poveri del mondo è nato un altro segno di speranza. La rivoluzione borghese percorre l'Europa ottocentesca e ne sconvolge l'assetto politico e sociale. Anche la Sicilia di metà Ottocento ne viene travolta. La Costituzione parlamentare del 1812 viene tradita dal governo di Napoli, che appoggia i tradizionali latifondisti per contrastare le nuove tendenze libertarie. La condizione contadina peggiora di colpo. I piccoli proprietari sono strozzati da un regime fiscale ricattatorio. Il Racciale e lo Iurnataru sono condannati alla miseria. L'artigianato nelle città come nelle campagne si vede preclusa la strada dell'industrializzazione. 1848. La rivoluzione fallisce, incapace di saldare unitariamente interessi economici e sociali troppo diversi. È in questi anni che vive Giacomo Cusmano, nato a Palermo il 15 marzo 1834. Brillante studente di medicina, trascorre con gli amici le vacanze nella tenuta paterna di San Giuseppe Jato. È un ragazzo dinamico, moderno, intelligente. La sua compagnia è molto apprezzata, sia per il divertimento che per lo studio. E adesso, ragazzi, parliamo un po' del nostro futuro. Anche del tuo, però. Forse sì, anche del mio. Lo studio non assorbe completamente gli interessi di Giacomo Cusmano e dei suoi amici. La situazione politica della Sicilia è fluida. Gli spiriti più aperti e attenti si sono già schierati contro l'oppressione borbonica. Giacomo ne è coinvolto, ma le sue aspirazioni e i suoi progetti hanno contenuti ben diversi da quelli elaborati dai rivoluzionari siciliani. Quella volta a Napoli hai avuto un bel coraggio. Quando? Al passaggio del re? Sì, arriva il re ed è a un palmo da noi. E tutto intorno grida di festa, applausi, entusiasmo. E Giacomo lascia di stucco i suoi colleghi. E come? Non togliendosi il cappello, senza degnarlo di uno sguardo. Il re lì, quasi faccia a faccia. Dovevo ossequiarlo, associarmi compiacente a tutte le ingiustizie e alla povertà che seminava intorno. Noi siciliani al governo vogliamo persone oneste, che amino la verità, agiscano con giustizia, favoriscano la vera fratellanza e uguaglianza tra gli uomini, apportino la vera libertà. Hai fatto benissimo. Ed è proprio per questa tua chiarezza di idee che con l'amico albanese e Lentini siamo qui. Ditemi, poche parole. Desideriamo che tu entri a far parte del movimento rivoluzionario per il bene e l'unità d'Italia. Che ne pensi? Tutto sta a stabilire quale bene e quale unità bisogna perseguire. Giacomo Cusmano si laurea nel 1855 ed inizia l'attività, rivelandosi subito un medico competente e preparato. Ma è soprattutto la sua generosa disponibilità ad attirare la gente di Palermo e dei paesi vicini. Dottor Cusmano! Non sarà troppo presto? Dottor Cusmano! Salve, amici! Buongiorno! Vengo subito! Nessuno bussa alla sua porta senza incontrare la sua carità.
L'ammalato appartiene alla grande schiera dei poveri e ad essi Giacomo Cusmano guarda con interesse e con amore crescente. Per lui l'ammalato non è un caso clinico, ma un'avventura umana che si può comprendere solo con una visione cristiana del mondo e della vita. La giornata del dottor Cusmano trascorre nei quartieri poveri di Palermo. Nessuna barriera di classe, nessuna distinzione di censo riescono ad intaccare la sua profonda stima per l'uomo e per tutti gli uomini. Uguali davanti a Dio, essi hanno un unico destino che li accomuna. E Giacomo è troppo sensibile e troppo intelligente per non sapere che di fronte all'enigma della morte vale solo la solidarietà e l'aiuto reciproco. Una grande passione per la vita lo porta al capezzale degli ammalati di ogni genere. Lotta contro il male, con una fede tenace, pago del dono che offre e rifiutando amabilmente ogni compenso. Il dottor Cusmano commenta così i suoi successi professionali. Io li ho curati, Dio li ha guariti. Va bene, quanto le devo? No. Prenda. No, servono più a voi che a me. Oh, scelta, grazie. No, arrivederci. Statemi bene. Il Signore ve lo renda nella salute. Buongiorno. Ditemi, buona donna. Presto, dottore, mio marito. Dottore, mio marito è stato ferito da una fucilata. Non dia retta, dottore, non scenda. È pericoloso. Per carità, presto, dottore, faccia presto. Ah, sì, non è altrettanto pericoloso lasciar morire una creatura. Oh, grazie, dottore. La sua fede tenace si realizza nelle opere e il giovane medico non rifiuta la fatica e non teme il rischio. A piedi, a cavallo, nella campagna palermitana, si porta da un casolare all'altro. Tutti lo stimano, tutti lo apprezzano. Ma Giacomo Cusmano avverte dentro di sé un certo disagio. È convinto che occorra dare qualcosa di più a chi soffre, a chi muore. La Palermo dei suoi tempi lo provoca. La ricchezza dei pochi è in contrasto stridente con la miseria dei più. Giacomo vuole capire. Il male fisico, come quello morale, la violenza politica come l'ingiustizia sociale, il vizio e la depravazione non possono essere soltanto il frutto di situazioni sfortunate. Sono la negazione dell'uomo? Sono il silenzio di Dio? Come credere? Beati i poveri, perché di loro è il regno dei cieli. Beati puri di cuore. Beati coloro che hanno fame. Beati coloro che vengono perseguitati. Beati i poveri. I poveri li avrete sempre con voi. 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 Ma perché? Come conciliare beatitudine e miseria? Come liberare nell'uomo le fattezze del volto di Dio? E che senso ha un Dio che si fa uomo? Che senso ha un Dio che si fa carne e pane? Il pane. Prendete e mangiate il pane. E mangiarono tutti il pane. Lo riconobbero allo spezzar del pane. Il pane. Quando l'uomo spezza il pane, si riconosce. Quando l'uomo spezza il pane, si salva. Buonasera, Giacomo. Ciao, Vincenzina. Ciao. Hai fatto tardi stasera. Ti vedo stanco.
Quando ti deciderai a lavorare un po' meno? Quando avrò deciso che fare della mia vita, deciderò anche se lavorare di più o di meno. Non mi basta più... Non mi basta più curare la ferita di una fucilata. Vorrei curare il male che induce una povera creatura a sparare un suo simile. È molto vero quello che dici. Giacomo, hai pensato al consiglio di Monsignor Turano di consacrarti a Dio? Non credo di esserne degno. Ma poter avvicinare la gente e parlare loro di Dio, forse può bastare un umile frate questuante. Certo, ma per rendere al povero un servizio totale, morale, spirituale, consacrarsi a Dio è la cosa più... Dio! 4 aprile 1860. Nel convento della Gancia si asserraglia un gruppo di rivoltosi. Palermo è di nuovo nel turbine della rivoluzione. Ai primi di maggio Garibaldi sbarca a Marsala e avanza verso il capoluogo dopo essersi proclamato dittatore. Le bande dei picciotti si riorganizzano. La monarchia borbonica è vicina al tracollo. Molti sacerdoti e frati si schierano con la rivoluzione, interpretando confusamente le attese del popolo e alimentando messianismi privi di fondamento. Altri invece rifiutano la violenza per rimanere fedeli alla missione di servizio e di amore propria del loro ministero. In questi mesi di passione e di lotta, un grande avvenimento di amore e di donazione. Giacomo Cusmano è sacerdote. È il 22 dicembre 1860. L'obbedienza gli assegna l'umile compito di rettore della Chiesa dei Santi 40 Martiri al Casalotto. Chiamato all'ultima ora ed elevato per volere di Dio al sacerdozio, sentii nell'anima il desiderio di consacrarmi ai poveri per sollevarli dalle miserie e avvicinarli a Dio. E va per le contrade e i vicoli della sua Palermo a perpetuare la missione del Cristo, consolando, aiutando, spezzando il pane e proclamando a tutti che il regno di Dio è arrivato, perché ai poveri viene annunciata la buona novella. I mille volti della povertà si rivelano a padre Giacomo Cusmano. Sono volti che chiedono giustizia, non elemosina. I poveri chiedono carità, non compassione. Padre Giacomo Cusmano entra in queste case per rispondere concretamente alle domande urgenti di partecipazione umana che gli vengono rivolte. Per questo padre Giacomo dorme vestito. Chiunque chiama deve avere una risposta. Padre Giacomo, grazie di essere venuto. Voglio confessarmi. La mia vita, ho peccato. Abbi fede, figliola. La tua fede ti salverà. Misericordia e perdono devono entrare ovunque, anche nelle case malfamate. Povertà e fame sono questi i prezzi che pagano i poveri quando l'insipienza dei potenti concepisce i suoi folli programmi di morte. Mio Dio, ho saputo dai giornali. Ma cosa succede? Padre, a me muoio. Palermo agonizza nei suoi abitanti più diseredati. Intere famiglie si lasciano morire di fame e di inedia. Un altro giorno, sulla soglia di un tugurio,
assiste con orrore al pasto di una famiglia in miseria. Sulla tavola, la carcassa sanguinolenta di un cane, divorato crudo. Se questi sono figli di Dio, Dio ha abbandonato l'uomo. Ma non è possibile. Ci deve essere il modo per impedire che il dono della vita sia una condanna alla fame e alla miseria. Giacomo Cusmano ricorda in questi momenti tragici una delicata tradizione praticata in casa dell'amico dottor Michele De Franchis. Tutti i componenti della famiglia si privano di parte delle loro pietanze per assicurare ad un povero un pasto completo, il boccone del povero. Questa semplice tradizione sarà il fondamento della sua opera. Padre Giacomo si mette subito in azione. Il suo nuovo cammino passa dai palazzi di Palermo per finire tra i tuguri dei poveri. Venga, padre. I poveri sono il tesoro di Gesù Cristo. Grazie. Si fa umile e questuante per insegnare ai ricchi a mettere a disposizione dei poveri parte della loro abbondanza. Il prestigio della sua persona, la dolcezza e la decisione dei suoi modi gli aprono porte inviolate. L'evangelico "bussate e vi sarà aperto" si fa realtà consolante. Ristoratevi, buona donna. Il buon Dio si ricorda sempre di voi. La carità è gentile e non fa pesare il dono a chi lo riceve. La popolazione di Palermo risponde con generosità all'azione caritativa di Padre Giacomo. Le offerte in natura e in denaro aumentano. Tutto ciò che riceve viene destinato alle famiglie più indigenti. Il denaro è trasformato in alimenti o in altri beni di prima necessità. I poveri sono il tesoro di Gesù Cristo. Il boccone che date al povero vi farà ricchi. La carità non è elemosina, ma giustizia. La carità è dono reciproco. Nessuno è così povero da non avere qualche cosa da donare. E nessuno è così ricco da non aver bisogno degli altri. Il ricco che dà deve sapere che prima di tutto riceve. Prendete. No, così no, signora. Io non cerco la carità dell'oro, ma l'oro della carità. Buongiorno. A mano che l'opera procede, molte persone sensibili si affiancano a Padre Giacomo. Sono signore e signorine dell'alta società palermitana, professionisti illustri, personalità religiose e civili. Ma anche gente più modesta sostiene l'iniziativa, intuendone la carica umana e apprezzandone il fondamento cristiano. Le offerte arrivano dai canali più disparati e vengono opportunamente confezionate e distribuite ai poveri della città. L'iniziativa di Padre Giacomo riscuote l'interesse di molti. Nel 1869, nei locali della Chiesa dei Santi 40 Martiri, viene aperto un grande refettorio per i poveri. Nello stesso tempo viene assicurata a 40 orfani un'assistenza continua e completa. Con l'aiuto della sorella Vincenzina, che anima il primo nucleo promotore del boccone del povero, Padre Giacomo perfeziona l'organizzazione della sua opera. Nasce un primo laboratorio. Occorre lavorare molto e c'è chi si dona a quest'opera sino al sacrificio supremo. Marianna Delisi, non c'è amore più grande che dare la vita per il fratello. Devo vederci chiaro in questa faccenda. E come questore di Palermo, ho sentito il dovere di convocarvi per avere spiegazioni. Ma cosa volete fare? Un nuovo monachesimo? Sì. Voglio dar vita ad un convento di storpi, di malati, di ciechi, di orfani. Voglio raccogliervi tutti gli accattoni che assiepano gli angoli e le vie di Palermo. Ma come potete fare questo senza aiuti, senza mezzi? Ci penserà la provvidenza. L'anticlericalismo ufficiale non può nulla contro lo slancio operativo di Padre Giacomo. Dopo mesi di riflessione e di preghiera, di lavoro e di verifica, Giacomo Cusmano completa il regolamento dell'associazione del Boccone del Povero. Nel 1868 l'autorità ecclesiastica approva ufficialmente l'opera.
I problemi organizzativi non interrompono la sua azione. Si sobbarca generosamente ogni tipo di lavoro e affronta con coraggio le situazioni più drammatiche. Una serie di rovesci economici ha fatto concepire a quest'uomo il folle progetto del suicidio. Io. Vi troverò un lavoro che vi permetterà di vivere. È questa la concretezza della sua carità. La sua casa è ormai conosciuta come il luogo privilegiato della carità. Padre Giacomo, avanti. Salvatore, a quest'ora qui. Scusate, padre, ho incontrato Morello. Vieni avanti. Non ha un letto per dormire e mi sono ricordato che la carità è a San Marco. Hai fatto bene. Vieni, Morello. Grazie, Salvatore. Buonanotte, padre. Buonanotte. Se è vero che l'uomo non vive di solo pane, la difesa della dignità e della libertà umana è compito insostituibile di ogni cristiano. La dignità umana, diritto indelebile, stampato con il sorriso e il pianto sul volto di ogni persona. E non c'è errore, non c'è mestiere che possano cancellare dal volto umano la sua sembianza divina. Anche questa fragile creatura, di cui si vuole fare mercato, per padre Giacomo è il volto di Dio e non teme alcun rischio per liberarla. Fermo voi! O pensate ai fatti vostri o ve faccio fuori! Tu, con lo sfruttamento della prostituzione è uno dei delitti più odiosi contro la dignità umana. Che per colpa tua ha già sofferto. Padre Giacomo non può accettare che si faccia mercato del tempio di Dio. Sfrutti una persona. Dammi la pistola che tieni in tasca. Coraggio. Il coraggio della fede sottovaluta i rischi pur di raggiungere il fine di quella carità liberante voluta dal Cristo. Padre Giacomo. Il lavoro estenuante, le penitenze e le privazioni hanno intaccato il fisico di padre Giacomo. Non potete continuare così. Dovete curarvi. Vi porto subito all'ospedale. Non posso. I poveri mi aspettano. L'autorità ecclesiastica tenta di fargli accettare impegni e titoli più prestigiosi. Per obbedienza segue per qualche tempo Monsignor Turano nella diocesi di Agrigento. Ma la sua vocazione al servizio dei poveri lo fa tornare alla sua opera, fiducioso nella Madonna, cui si rivolge costantemente. Ma arriva il momento della prova. Sull'opera di padre Giacomo Cusmano si abbattono critiche e calunnie. La scarsezza dei mezzi si fa sentire pesantemente. Tanti collaboratori lo abbandonano. Padre Giacomo quasi non regge all'urto violento e arriva alla decisione di affidare la sua opera a qualche comunità di suore o di sacerdoti. È notte. Padre Giacomo sta scrivendo al vescovo per comunicargli la sua decisione. Provvidenzialmente dolore e stanchezza lo piegano sui fogli iniziati. La sua antica e filiale fiducia nella Madonna viene in questa occasione abbondantemente ricambiata. Figlio mio, la tua opera è accetta al Signore e prospererà al fine per cui è nata. Maggio 1880. Con l'approvazione del suo vescovo, padre Giacomo Cusmano finalmente può vestire le prime suore, serve dei poveri. Quanto dolore!
quanta fatica per realizzare questo momento e quanto amore. C'è anche Vincenzina. Vincenzina, più madre che sorella. I ricordi salgono a sommergere l'animo di commozione e di ringraziamento. Vincenzina, prendi, Vincenzina, questo velo bianco. Prendi, mamma. Questo velo ti consacra a Dio per il bene dei tuoi fratelli. Ecco la nuova regola della tua vita. Essa ti porti alla perfezione e alla vita eterna. Questa croce di nostro Signore Gesù Cristo ti ricordi che non c'è salvezza senza sacrificio. Il rosario della Vergine perpetui nella tua vita il mistero amoroso del tuo Salvatore. Il primo gruppo delle serve dei poveri si spanderà per tutta la Sicilia, da Palermo ad Agrigento, da Val Guarnera a Monreale, a San Cataldo, a Canicattì, per mettersi a servizio dei poveri, destinatari primi della salvezza. Un'ennesima epidemia si abbatte su Palermo. È l'eterna maledizione che accompagna la guerra e la fame. È colera. Il morbo dilaga colpendo cinicamente gente di ogni età e sesso. Padre Giacomo lo conosce. È il male che gli ha rubato, ancor bambino, sua madre. Non esita ad affrontare le autorità per difendere dal contagio i suoi poveri. Signor Sindaco, ho saputo che lei vuole impiantare l'ospedale dei colerosi nella casa dei poveri. Ebbene? Ha qualcosa in contrario? Ma ne va della coscienza. Portare l'infezione nella casa dei poveri è una cosa grave. Padre Giacomo, l'ospedale dei colerosi si è sempre fatto in quel locale. Ma ora ci stanno gli anziani e io non posso transigere sul fatto... Gli anziani sono suoi. Ci pensi lei. Io come sindaco devo risolvere questa faccenda. Quegli infelici sono veramente miei, perché la carità mi lega loro. Ma il municipio di Val Guarnera deve provvedere alla loro tutela. Ma è lei il padre dei poveri. E io le dico che lei è il padre di un popolo intero, dal quale i poveri non vanno esclusi. Con la stessa fermezza, padre Giacomo decide di costruire un lazzaretto alle Terre Rosse. Così le sue orfanelle, colpite dal contagio, potranno godere della sua assistenza e della sua dedizione. Il suo modo di affrontare i problemi è concreto. Le belle parole appartengono al mondo degli inefficienti e degli inutili. Le serve dei poveri, animate dal suo esempio, si dedicano sprezzanti del pericolo alla cura e all'assistenza delle piccole ammalate. Non voglio morire. In questo lazzaretto, dove la morte sembra stendere una coltre di disperazione e di angoscia, vive una presenza attenta. Si fa corpo una speranza che supera il delirio della febbre. Voglio padre Giacomo, voglio padre Giacomo. Eccomi, figliola. Padre Stai Giacomo. Qui. Abbi fede, guarirai. Guarirai presto. Sensibile come un padre, pensa a tutto. Anche al dono di una bambola. L'esperienza del medico Giacomo Cusmano sostiene la fede del sacerdote e dell'apostolo. Bene così. Vi raccomando, sorelle, trattiamo questi tesori come le pupille dei nostri occhi. Buonanotte. Buonanotte, padre. È questa la passione evangelica che riempie di significato la vita e l'opera di padre Giacomo. Esce dal lazzaretto solo alla fine dell'epidemia.
incapace di abbandonare i suoi ammalati anche un solo momento. Una grande fede, alimentata dalla preghiera, lo sostiene nella sua opera dura e faticosa. Ottobre 1884. I primi fratelli coadiutori ricevono da padre Giacomo Cusmano l'abito religioso. Umili e nascosti, formati saldamente allo spirito missionario del fondatore, intraprendono con slancio la loro missione di servizio e di evangelizzazione. Convinto che le opere di Dio attecchiscono sul terreno della sofferenza, padre Giacomo ritma la sua vita sacerdotale con una penitenza assidua e severa. 21 novembre 1887. L'opera di padre Giacomo Cusmano si arricchisce ulteriormente. È la prima comunità di sacerdoti missionari. Consegnando a questi missionari il crocefisso, padre Giacomo può salutare con gioia serena la grandezza delle opere di Dio mirabili ai nostri occhi. Nostro scopo è alleviare la povertà, dissipare l'ignoranza, alleggerire le sofferenze. In una parola, venire incontro ad ogni forma di infortuni, vendicare l'umanità così miseramente dimenticata e derelitta. Volete vedere Gesù? Eccolo nei poverelli. Essi sono un altro sacramento. Nella persona del povero sta Gesù. Ciò che avete fatto ad uno di questi poveri, lo avete fatto a me. Ero ammalato e mi avete curato. Ero ignudo e mi avete vestito. Ero triste e mi avete consolato. Voi siete un segno, voi un mistero della presenza di Cristo. Voi pure siete un sacramento. La Chiesa è dei poveri. Il carisma di padre Giacomo Cusmano appartiene alla missione sempre attuale della Chiesa. Francesco Spoto, in visita alla missione di Biringi, cade vittima dei rivoluzionari congolesi. È questo il carisma cusmaniano, il dono totale. Prima di lui, padre Salvatore Gambino aveva donato tutto se stesso nella missione messicana di Santa Cruz de Rosales e così Prospero San Filippo, fondatore della missione di Biringi. Madre Maddalena Cusmano, seconda superiore a generale, tra le prime animatrici dell'associazione. Madre Esther Marocco, cui la congregazione deve un notevole impulso. Madre Mattia Ligotti, prima maestra delle novizie, fedele interprete dello spirito del fondatore, da lei trasmesso a tante giovani suore. Vedi quel tuo fratello. Non ha tetto, né letto, non cibo, non medicina. Sottrai qualcosa alla tua vanità, ai tuoi piaceri, al tuo superfluo. Togli un boccone e daglielo. L'uomo moderno patisce ancora violenza, fame, tristezza, solitudine. Scienza e tecnica lo illudono, tradendo le sue profonde esigenze di felicità e di amore. L'attualità del carisma cusmaniano si impone con evidenza inconfutabile. Niente può sostituire la carità. Le mani di una suora hanno il potere di dissipare solitudine e tristezza. L'assistenza agli anziani è una delle attività più significative delle serve dei poveri. Con la stessa dedizione, la serva dei poveri entra nelle case dei diseredati, famiglie numerose, ridotte ai limiti della sopravvivenza. Qui la carità non copre l'ingiustizia, ma la denuncia. La disperazione di una ragazza madre, la si condanna e la si isola, ma la si può amare, come esige la carità. Negli ospedali, la presenza delle serve dei poveri assicura agli ammalati un'assistenza materna. Nei cronicari, gioia e allegria bandiscono tristezza e solitudine. Basta poco, un mazzo di carte, un sorriso e la voglia di amare. Sempre presenti e disponibili, le serve dei poveri si impegnano a testimoniare l'amore anche nel momento supremo della morte. E tutto
nel suo nome. Il miracolo della vita. La suora non rifiuta la maternità, ma si consacra ad un amore più vasto, ad una maternità più universale. Nell'opera kusmaniana, grande importanza è riservata all'educazione. L'istruzione e l'educazione religiosa sono il vertice educativo che si propongono le serve e i servi dei poveri. La formazione integrale dell'uomo non è concepibile se non viene rispettata la sua capacità di dialogare con Dio. In sintonia con lo spirito pratico e concreto del fondatore, i missionari servi dei poveri curano con attenzione la formazione professionale dei giovani. Laboratori attrezzati assicurano ai futuri operai una preparazione professionale adeguata. E alle ragazze si intende dare con il lavoro una coscienza completa del loro ruolo primario nella società di oggi. Danza, educazione fisica, ginnastica contribuiscono alla formazione integrale del bambino. Il rispetto di tutte le capacità della persona è il cardine della pedagogia kusmaniana. Il gioco e l'allegria, il piacere di stare assieme e un sano agonismo caratterizzano questi ambienti educativi. Farsi piccoli con i piccoli è il programma evangelico cui si ispirano gli educatori, sull'esempio di Giacomo Cusmano. Attorno alle varie opere si sono formati gruppi giovanili interessati allo stile di vita moderno ed efficace proposto dal fondatore del Boccone del Povero. L'Associazione del Boccone del Povero continua ad alimentare una serie notevole di iniziative per affermare i diritti della carità, primo fra tutti il rispetto della giustizia. Il cuore di tutte queste attività è qui a Roma. In questa casa, spirito di servizio, preghiera e lavoro contribuiscono a potenziare e a consolidare l'opera nel mondo. La madre generale, Suor Laura Gaeta, esercita la sua autorità come costante servizio alla congregazione affinché quella perfezione della carità voluta dal fondatore si realizzi in tutte le case e in tutte le comunità religiose. Qui le novizie si preparano ad affrontare l'esaltante missione di essere per i poveri segno di salvezza. La carità non ha confini. Le serve e i servi dei poveri sono presenti nella chiesa missionaria con dedizione e sacrificio, consci che la carità è la sostanza stessa dell'opera evangelizzatrice. Una carità fattiva, la carità del Boccone del Povero. Il Boccone del Povero è Eucaristia. Il Boccone del Povero è comunione. Vita che si fa pane e vino, carne e sangue per i fratelli. Fate questo in memoria di me. E andavano colmi di gioia, perché lo avevano riconosciuto allo spezzar del pane.